Salutiamo tutti i nostri amici di Instagram e Facebook. Intanto io faccio partire tutto, poi... Sì, dove sono? Tutto il resto arriverà. Dovrebbe essere dentro qua. Una sola, Din, una cosa è successo? Cos'è questo suono, Din? Sentite anche voi, Din? No? Sì. E finiremo tutti su Striscia la Notizia. Secondo me sulle Iene, qualcosa del genere. Sicuri, sicuri. Si è creata tutta una nuova letteratura su questa gente che si assenta e fa le attività più inverosimili e indecorose, tipo. Ah, indecorose. Legarsi, andare in bagno, fare la doccia, perché ancora non si è capita la potenzialità del mezzo. Io infatti quasi sempre me lo ricordo, ma ogni volta che mi sposto levo il video, però a volte no, lo dimentico pure io. Cioè, dici che su Striscia Notizia fanno vedere il video delle persone che e lasciano già stanno facendo tutte queste, sì, stanno facendo vedere già un po' di non su Striscia, su questi programmi satirici oppure tipo su Propaganda Live, cosa di questo genere. Ah, cavolo, fanno queste piccole candy camera che non sono candy camera, perché in realtà sono l'accendi tu. Allora non stai registrando qua, però non ho schiacciato rec. È vero, hai ragione, non ho schiacciato rec. Ora ho schiacciato rec e vi chiedo il permesso a questa cosa. Sì. Datemi il permesso di registrare, dai. Anche perché questa registrazione, la dico per quelli che dovrebbero partecipare, ma aspetta che c'è un messaggio su WhatsApp, vediamo se... No. No, è uscito un pezzo che ho registrato io, faccio pubblicità a me così, su un progetto benefico per la raccolta fondi dell'Istituto di Pavia di ricerca sul Covid, e ho suonato un brano in Broken... come si chiama? Broken Aids, quella roba lì, in 6/8, e il pezzo è nato da una sorta di malinteso, perché il tizio che me l'ha chiesto, che è il tastierista di, è uno che suona spesso con Pagani, ha fatto delle robe per De André, con Vecchioni, lui ha detto: visto che siamo ognuno a casa nostra, voglio fare sta roba per la raccolta fondi, però mandatevi, ma lui mi ha detto registra una roba, mi dici se c'è una struttura e io ci compongo un brano sopra. E io ho pensato, ma sì, dai, facciamo sta roba in Broken Aids in 6/8, un po' tipo minuano, cioè avevo in testa ste cose metiniane, un po' minuano, un po' però la struttura pensavo più a Face Dance o come si chiama, Bright Size Life, che è una ABA, cioè proprio AABA. Quindi registro questa cosa ABA su un BPM, gli mando la batteria e il click, ci ho messo dei loop di percussioni giusto per dare un tocco esotico, e lui dopo un paio di giorni mi manda sto pezzo sopra a quello che ho suonato io, ma cioè, ci credete, non c'entrava niente. Niente, zero, però era una figata, cioè quello che aveva fatto lui, che era lui, perché ragionava, sai perché non c'entrava niente? Perché lui andava al doppio di me. Quindi quando io avevo fatto una A, lui ne aveva fatte due. Io la seconda A, lui aveva fatto già BA. Quando io ero nella B, lui era da capo. Per cui c'era proprio una roba così. Però siccome il pezzo che aveva scritto lui, con questa sassofonista che ha messo il sax dentro la pedaliera di una chitarra, una roba strana così, cioè un'atmosfera così bella che ho detto, senti, facciamo una cosa, la rifaccio io, la batteria, su quello che hai fatto tu. Ok, quindi mi sono tirato giù la struttura che ha fatto lui per Benino, l'ho risuonata, mi sono anche ripreso in video, ma non l'ho fatto io perché tanto c'ho la telecamera lì, l'ho accesa, ho detto così intanto ce l'ho e ve lo farò vedere. Adesso perché aspetto che è uscito, mi è arrivato il link poco fa, che è uscito su questa piattaforma, è una pagina Facebook che si chiama Musica per la Ricerca, Musica per la Ricerca. Ovviamente il brano non c'è tutto, perché il brano... E siccome è una raccolta fondi, devi donare per avere il brano. C'è un teaser di 30 secondi, una roba del genere, ma poi gli chiedo se posso fare usarlo per... appunto, siccome pensavo a sta cosa dei groove, no? Anche questo è un tipo di groove che però è completamente lontano, diverso dal classico groove con il 2/4 sul rullante. A parte che è un 3/4. Tre quarti ragionato come se fosse un 6, per cui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
Lui mi ha detto, ah, ma io lo ragiono in sei ottavi. Io pensavo che lui ragionasse 2, 3, 4 in 6. No, lui invece ragionava proprio al doppio della velocità. Per cui, non lo so, vabbè. Comunque è venuto fuori una cosa molto notturna, molto bella. Anzi, adesso guarda un po', se la trovo su Facebook, vi faccio sentire il teaser. Io scrivo musica per la ricerca. Eccolo qua. Vediamo se riesco a farvelo sentire. Perché in realtà sono molto orgoglioso di questo pezzo. Sì, eccolo qua. Adesso cosa ho combinato? Perché mi hanno taggato in un posto. Spero di non aver combinato un guaio. Vediamo un po'. No, non è colpa mia, ok. Non c'entro niente, per fortuna. Mi viene ogni tanto mi viene la paranoia, cavolo. Allora, adesso condivido un attimo. Tanto non si vede granché, nel senso che è una collage di foto. No, devo, ho dimenticato di l'audio, scusate un secondo. Vado troppo veloce, sono come i bambini e dimentico i pezzi. No, non ce la posso fare. Allora questo, eccolo qua. Vediamo se vedete qualcosa. È arrivato? Sì, sì. Faccio play, tanto dura 30 secondi. Faccio play, faccio play? Io lo faccio play. È lui che non fa play. Dai. Eccolo. È rapidissimo. E devo rifare play ancora. Cosa devo fare ancora? Riprodurre. L'unico pezzo dove c'era il backbeat sempre, perché questa era la fine del tema. Poi durante i soli c'è meno backbeat e più open, però siccome ho il video e la registrazione fatta da me, magari lo possiamo usare sulla storia del timekeeping, del groove, per questo tipo di modo di suonare, che a me piace molto. È sei ottavi questo? Sì. Non è per quattro, Sì, io l'ho pensato in tre quarti, ma in realtà è un sei. Sei quarti, sei ottavi. La cadenza è... Vabbè, qua c'era il backbeat, quindi era molto chiaro. Però sì, anche nelle parti senza l'andamento ritmico... No, comunque io l'ho pensato in sei, Cioè l'ho pensato in due movimenti da tre. Da tre. Sì. Da tre, sì. E il click era in tre quarti, il click era titto, to, titto, sì, certo. Titto. Anche io me lo metto in così, diciamo. Comunque è in tre e poi nella parte dei soli è un po' più open. Poi quando spinge un po' ce lo metto il backbeat, ma meno che durante il tema, perché di solito è così: durante il tema stai tranquillino, cerchi di far stare tutto in riga, in bolla, perlomeno io faccio così. Poi durante i soli aspetti di vedere quello che succede, per cui togli. All'inizio togli, poi piano piano aggiungi un pezzettino alla volta, magari un backbeat sì e uno no, magari un colpo sul tom invece che sul rullante, e comincia a rompere un po' il disegno del piatto, e ci metti dentro il Charlie, non esatto, sempre... colori un po', diciamo. Esatto, ci fai un po'... ovviamente devi avere tecnica, perché per suonare quella roba lì, senza tecnica non si va lontano, perché ti incarti subito.
c'è poco da fare. Sì. Appena cerchi il senso della scomposizione, secondo me. Il vocabolario, avere capacità di modificare un pattern in tempo reale continuamente. Cioè una variazione continua, ogni battuta diversa. Cioè se io sento l'esigenza di mettere un colpo lì, lo metto senza che si incarti tutto il flusso. Ok? Quello si acquisisce studiando gli esercizi classici di linear, piuttosto che le permutazioni sugli ostinato, le variazioni della mano. Cioè sono una serie di studi che quando li metti insieme diventa quello. Anzi, vi do un'anteprima, secondo me, che può essere interessante. Eccolo Luigi, un altro Luigi, perché stasera potrebbero essere tre o quattro i Luigi. Eccolo. Venerdì sera, cari amici, alle 9, primo appuntamento con Tony Arco. Tony Arco ci parlerà, sei sempre ammutato Samuel. Ciao Luigi. Ci senti Luigi? Ciao, scusatemi del ritardo, ma... Tranqui. Sì, mi sentite? Sì, sì, perfettamente. Senti Ruggero? Adesso sì, ti sento Samuel. Okay. No, dicevo, con Tony, siccome Tony, quando io ho scritto a Bon Moses per avere il via libera per la traduzione del libro Drum Wisdom, lui mi ha detto, sì, non c'è problema, fallo leggere anche a Tony, che magari voleva sicuramente sincerarsi che io non fossi un pazzo scatenato. Così. E allora con Tony abbiamo pensato, ho detto, senti, ma Tony, ma visto che tu hai fatto, Tony ha studiato, tanto per dire, Alan Dawson, Gary Ceffi, Bob Moses e quel tizio che è un allievo di Gruber, si chiama... E non mi viene il nome. Bruce Becker. Esatto, Bruce Becker, bravo. Bruce Becker. Quello e poi ha studiato anche con The Weckl. Poi ha fatto delle cose con The Weckl, anche con Steve Smith e compagnia bella. È stato anche con Matt Mangini. No, ho visto questo il curriculum. Non l'ha detto, ma qualche lezione l'ha fatta anche con lui. Ah, ok. Che diceva che erano compagni, anzi vicini di college, sai quando lui studiava da... Alla Berkeley. Esatto. Sì. Erano vicini di stanza. Allora, in questa cosa l'ha raccontato, dice, sentiva tutte le sere questo trattore che faceva i rulli a 170 come il suo allievo che tu ben conosci. Ah. E a un certo punto gli è venuta la curiosità di conoscerlo di presente, ma non ne ha ricavato un'impressione molto favorevole da quello che ricordo. Adesso poi magari si pronuncerà lui. Allora, siccome il Tony ha scritto due libri, ha scritto un libro sul jazz con DVD e uno sul tempi dispari nel jazz. Pensa che cosa. E poi ha scritto il libro insieme a Lucio Terzano, che è un contrabbassista, sulla sezione ritmica jazz. Allora io ho detto, Tony, visto che stiamo parlando del libro, così cosa, ha detto, ma cacchio, con tutto quello che tu hai fatto, no? Cioè, ma tu potresti raccontarci delle storie per ore e ore. Perché non vieni a presentare una diretta il tuo libro, i tuoi libri, che mi hanno anche incuriosito, tra l'altro, e adesso mi sa che me li compro, perché stanno in vendita su Birdla. Ah! Scusate se salto i pali in frasca, Massimiliano Lucani mi ha segnalato un negozio di, non mi ricordo dove, in Toscana, che ha ancora delle copie del NARD e si possono comprare per corrispondenza. Vi metto il link nel gruppo, ok? Perché qualche copia ancora ce n'è in giro, perché Birdland non ce l'ha più. E quindi con Tony adesso mettiamo giù un programmino e dico, senti, ogni sera tu mi devi raccontare, che so, quello che facevi con Gary Ceffi, quello che facevi con Bob Moses, quello che hai fatto con Becker, quello che hai fatto alla Berkeley, quello che poi hai fatto dopo, quando sei tornato in Italia con Tullio De Piscopo, tutte le esperienze. Cioè, secondo me ci stiamo una decina di incontri, ce li facciamo tutti. Sì, sì, e Tony ha tanto da dire. Sì, è una miniera di informazioni. Io l'ho conosciuto, è venuto in Sicilia, fare un po' di seminari, ospite di Enzo. Con tutte queste frequentazioni c'è sentite anche voi un telefono che suona? Sì. Boh, pensavo fosse il mio. No, ma il mio non può suonare, il mio è spento, cioè nel senso non funziona. No, io ce l'ho nell'altra stanza. Vabbè, comunque con Tony possiamo parlare di Gary Ceffi, quindi Sticking. Non riesco a capire.
Ma da dove esce sto suono? Questo è una chiamata Skype. Esatto. Non riesco a capire da dove arriva. No, non so chi sia. Sono io. Ma cioè adesso non cominciamo con le infiltrazioni. Cioè, proviamo a metterci in muto tutti quanti, vediamo da dove viene il suono. Non lo so. Mi sa che ho capito. Sai che mi stava chiamando qualcuno su Facebook? Forse io avevo. Forse una chiamata su Messenger. Può essere. Vabbè, che posso fare? Non posso rispondere. Come faccio? So nemmeno come si fa. Non saprei. Vabbè, spengo e buonanotte. No, dicevo, con lui si può parlare bene di anche dei concetti che stanno in quel bellissimo libro di Bob Moses, che appena riuscirò a ricontattare Volonté, magari riusciamo a pubblicarlo, dove si parla dei flussi di ottavi, il suonare in quel modo lì, broken. Tu l'hai già tradotto il libro, l'hai già fatto sì, la traduzione, sì, io l'ho già fatta tutta. L'ho fatta agosto dell'anno scorso io. L'hai fatto? Ad agosto dell'anno scorso il libro era pronto. Ah, ok. Però quindi stai aspettando soltanto la casa editrice, diciamo. Allora, Volonté, siccome il libro era edito da Modern Drummer, e sì, Volonté sì, aveva sì. Già fatto le traduzioni del Gary Chester, che era edito da Modern Drummer, mi fa, guarda, se le edizioni sono ancora di Modern Drummer, ci vorrà un po' perché sono lentissimi. E siamo arrivati a dicembre. E a dicembre ancora niente. Allora io a un certo punto, durante il periodo di lockdown, ho chiamato Tony, gli ho detto, Tony, cioè, tu sei ancora in contatto con Bob Moses? Fa, sì, come no. Senti, glielo chiediamo direttamente se i diritti sono i suoi o se sono ancora in Modern Drummer, così scavalchiamo sta cosa, perché c'è 6 mesi per sapere se è sì o no, a me sembra un po' tanto, no? Cioè, io già a settembre già mi giravano le balle, figurati a dicembre che ero ancora lì, così. E infatti lui mi ha dato la mail, io gli ho scritto tenendo in copia Tony, così almeno lui sapeva che... E mi ha detto che i diritti sono tornati suoi, sono scaduti i diritti in Modern Drummer. Per cui i diritti sono tornati suoi, a lui interessa fare sta cosa. Per cui adesso ho scritto a Volonté e lì c'è il buco, porca miseria. Perché non posso farlo da solo, io ho pensato anche di farlo da solo, ma i contratti, come faccio a fare un contratto internazionale? Se questo lo fa vedere a un avvocato americano, io non lo so fare un contratto in inglese per un'edizione di un libro. Cioè, questo che l'ha già fatto, facciamolo fare a questo qua. Se si sveglia, se no domani lo chiamo. Vabbè. Allora, basta, cominciamo. Direi che è ora di cominciare. Avete tutto sotto mano? Tipo il check della lettura 1? Eh? Lettura 1? Lettura 1, si parte da capo. C'è questa, giusto? Boh, penso di sì, non la vedo, abbi pietà per la mia vista. No, no, o sì. Sì, no. sì, lettura 1 è quella. Non è quella. Lettura 1 check. Allora, partiamo dall'inizio. È chiaro per tutti il discorso di come i nomi e di come vengono rappresentate le note graficamente, cioè come si è rappresentato un quarto, un mezzo, un ottavo. È una cosa che devo spiegare o la sappiamo già tutti? Chiedo a Massimo e Luigi solo perché non lo so. Se no, io l'ho capito. Perfetto. L'ho capito. Tu Massimo le conosci? Conosco i valori delle note, io... Già dei premi. Conosco. Perfetto, allora saltiamo bene, anzi. Conosco bene, ecco. Saltiamo quella parte che così almeno che è un po' pallosa. E... Allora, l'unica cosa che dobbiamo metterci d'accordo è... Sì, dimmi. Volevi dire... Stampo solo il PDF perché non l'avevo preparato stampato. Sì, allora, quello che vorrei che ci capissimo è che è vero che i mezzi, i quarti si possono anche chiamare crome, semicrome, tutto... il modo di chiamarle italiane. Fuori dall'Italia il crome e semicrome non ce le chiama nessuno. Diciamo che facciamo così, stabiliamo un linguaggio comune, se no continuiamo ad impappinarci fra crome, biscrome, sedicesimi, trentaduesimi. Le chiamiamo col modo semplice, che è quello che è uguale al valore.
così, un mezzo si chiama un mezzo perché vale un mezzo, un quarto si chiama quarto perché vale un quarto, l'ottavo si chiama ottavo perché vale ottavo, se no il quarto nei conservatori si chiama semiminima, semiminima, cioè io ci devo pensare, penso, cioè perché non sono abituato, non esageriamo, perché io la chiamerei minima, invece no, è semiminima, quindi devo fare la metà, quindi chiamiamole con quel nome, ma giusto per stabilire. Senti, ma a proposito appunto delle denominazioni, che a me queste parti interessano anche direttamente, quindi se vuoi fare una spiegazione da zero per me va benissimo. A proposito delle figure base, l'altra denominazione è interno e metallo. Sì, dimmi Luigi. È la lettura 1, giusto? Check lettura 1, check figure ritmiche lettura 1 e lettura 1. Sarebbe unit 1, studio 1 e unit 1, lettura base... Lettura 1, sì, adesso ve la faccio vedere, guarda, aspetta che la tiro fuori. Scusate, questa è la lettura 1. Ok. Ok, e questo? Ok, perfetto. Check. Sì, perfetto. Allora, no, la domanda di Luigi, l'altro Luigi, particolare. Allora, io dicevo, le figure base, la semibreve e la minima, tu come le denomini con il discorso, con il linguaggio frazionario? La semibreve la chiami? Qual è la semibreve? La nota? La nota lunga, la nota di quattro quarti. Intero? Lo chiami intero, giusto? Sì. Ok. E la nota, la minima, la chiami? Mezzo. Un mezzo, perché io ho letto che almeno di solito si chiama metà. Metà, mezzo. 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 Quindi intero, mezzo. Intero, quarto, mezzo, quarto, ottavo, sedicesimo, trentesimo, sessantaquattresimo. Sì, sì. Esattamente, beh, proprio il valore metà, sì, metà. No, perché metà, mezzo viene da un mezzo, metà viene da metà dell'intero. Sì. Però forse quella è l'unica che può avere questa ambiguità e le altre non ce l'hanno. Il quarto sì, è sì, quarto. Sì. È... sì, sì, infatti questa denominazione è molto controversa. Cioè la trovate in alcuni libri, però non è molto diffusa. Ma allora, negli Stati Uniti, perlomeno lì nella scuola dove sono andato io... La chiamano half note, giusto? Half note, sì. Sì, esatto. Quarta note sarebbe il quattro note, quarti. Sì, sì, esattamente il valore, perché lo sai che loro sono spicci, cioè non stanno lì, sì, 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 certo, se la menano più di tanto. Però quello che invece stasera mi preme fare bene è la storia dei sistemi di conteggio, okay? Che invece è una cosa che in Italia si fa poco, una volta non si faceva per niente, poi o perlomeno quando andavo a scuola io, che ero studente io, al massimo arrivavamo a contare gli ottavi, 1 e 2 e 3 e 4, non si andava ai sedicesimi, perlomeno io non ho memoria di unienda, duienda. Poi ho scoperto one and two and three and four. E, lo stesso le terzine, le terzine di sedicesimi piuttosto che le terzine di ottavi, qualcuno le conta one and two, qualcuno le conta one tatta tutta ta. Ma quando arriviamo alle terzine parliamo alle terzine. Adesso siamo in binario perché il primo studio riguarda solamente le figure che riempiono interamente il quarto, quindi non faremo pause di ottavi, di sedicesimi, al massimo facciamo le pause da un quarto, non so se ci sono pause da un mezzo, sì, c'è anche la pausa da un mezzo, pause da quarto e da mezzo, e le figure ritmiche che incontriamo sono o quarti o due ottavi o quattro sedicesimi, basta, ok? Perché la prima lezione che facciamo è guardiamo solamente come possiamo mescolare queste figure contando, perché lo scopo in realtà iniziale è quello di imparare a crearsi questa griglia vocale. La griglia vocale non è sempre la stessa, la griglia vocale cambia a seconda della velocità, perché quando io conto in quattro parti, si dice, quindi i sedicesimi, quando io dico conto in quattro parti vuol dire suddivido il quarto in quattro parti, quindi ho i sedicesimi, e gli do un nome a ognuno. Ok, quindi quando dico contare in quattro parti, due parti, una parte,
indica quale suddivisione conto. 4 parti i sedicesimi, 2 parti gli ottavi, una parte conto solo i numeri. Ok? Per cui se io il tempo è molto lento, mi è d'aiuto per sviluppare anche il mio clock interno, contare la suddivisione più piccola che riesco. Quindi i sedicesimi. Perché faccio questo? Perché per essere preciso con il click o col metronomo, più io suddivido e più correzioni faccio. Ok, quindi per esempio se il BPM è 50 o 40, è secondo me praticamente un suicidio suonare con il click a 40 quarti. Sì. Io lo definirei un suicidio, cioè devi avere un suicidio. Cioè, se sei da solo ancora, ma pensa a suonare con gli altri e il click ce l'hai solo tu a 40 solo i quarti e loro non lo sentono. Per cui tu c'hai un tira e molla continuo degli altri, cioè il bassista che ti tira una parte, il chitarrista che tira avanti, quello che tira indietro, e tu il click a quarti lo perdi immediatamente a 40. E allora ti aiuti mettendo gli ottavi. Ma io a 40 metterei anche i sedicesimi. Fosse per me, io metterei proprio tacci, cicci, tacci, cicci. Con lo shaker. Sì, ecco, poi la scelta dei suoni, quello è abbastanza soggettivo, visto fare cose diverse. Io tendo a non usare suoni che ho nella batteria, così almeno non mi si sovrappongono. Cioè non uso Charleston, non uso ring click, come si chiama? Oh, non mi viene mai il nome. Ring shot. No, perché ring shot cross stick, esatto. Non uso cross stick, non uso Charlie, non uso suoni che ho sulla batteria. Quindi uso o i campanacci per l'uno, stong, proprio il campanaccio della mucca, e poi magari la clave per gli altri tre quarti, il 2, il 3, il 4, e l'ottavo, il levare, potrei usare o il cembalino, cembalo si chiama, sì. Tamburin, e se metto i sedicesimi, shaker. Per cui una marea di suoni, ognuno mi identifica una suddivisione diversa. Quindi posso avere tocci, citot, tocci, stetto, citot, una roba così, ok? Qualcuno invece fa, che ne so, tutti i shaker, a me piace avere anche l'uno fra i piedi, non mi dispiace, non è una cosa che cioè se c'è non mi dà fastidio, se non c'è, ok, l'uno non lo perdo, cavolo, però se c'è, soprattutto dal vivo, quando parte la sequenza e non c'è l'uno, un suono diverso, non puoi fidarti che sia partita proprio da uno, porco cane, se è partita da due te ne accorgi troppo tardi. Ok, per cui si fa nei count off dal vivo, si mette sempre o la vocina, un campioncino di voce che fa 1 2 1 2 3 4, almeno sai che se per caso hai schiacciato play sul sequenza senti 2 1 2 3 4, comunque l'uno lo trovi. Poi per contare fuori per gli altri succede un disastro, però almeno tu sai dov'è. Questo però fa sì che tu debba sviluppare il tuo clock interno, la tua griglia interna, che deve essere il più regolare possibile. Quindi se io mi metto un click a ottavi e conto a sedicesimi, cioè in 4 parti, io mi correggo durante il quarto in battere e in levare. Siccome noi non siamo delle macchine, sicuramente un po' di spostamento lo facciamo. Per cui se io ho più riferimenti, come in questo caso quarto e ottavo, la mia griglia io la correggo 2 volte ogni quarto, battere, levare. Vuol dire che se la prima volta sono un po' avanti, me ne accorgo sul levare, faccio quel piccolo tira indietro. Poi se ho tirato troppo indietro me ne accorgo subito all'ottavo successivo, faccio tira. Cioè in pratica noi quando suoniamo facciamo migliaia di correzioni. Ok? Più punti di riferimento ho e più la correzione è piccola. Quindi più la correzione è piccola, più sembra che io sia preciso. Cioè, il fatto che le mie correzioni sono piccole vuol dire che la mia fluidità sul metronomo è vicina al metronomo. Perché mi correggo talmente tante volte, faccio delle micro correzioni invece che macro correzioni, che diciamo i miei sedicesimi su un click a ottavi si spostano talmente poco che sono quasi impercettibili. Ok? Questo si sviluppa fin dall'inizio così, contando ad alta voce con il famoso quinto arto. Il quinto arto anche nei libri di Gary Chester, il quinto arto è la voce.
che lui usa anche in un altro modo molto interessante, però il fatto di contare il quinto arto fa sì che praticamente tu abbia l'uso della voce, che è l'arto più facile da governare, perché non è che hai bisogno di una tecnica, cioè okay, non devi fare push and pull, Müller, con la voce la sai già usare, per cui non ti è difficile contare a tempo. Quindi quando tu conti a tempo, tutto il resto di quello che fai con i tuoi restanti quattro arti si deve allineare a questa griglia. Quindi più è preciso il tuo modo di contare, più la tua griglia è precisa e più il tuo modo di suonare di conseguenza sarà fluido e preciso. Okay? Quindi quando oggi a mezzogiorno si parlava di groove e precisione sul click, molto fa cosa c'è dentro la tua testa quando c'hai un click sotto. Perché se dentro la tua testa c'è la nebbia, e cavolo, prendere il click sempre è una parola. Cioè, per diventare precisi devi suddividere tu in testa, fino ad arrivare alle cose che fa Mar Giuliana, che si mette i click a ten 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 ten, che fai fatica anche a, cioè dopo un po' diventi matto. Però loro fanno così perché vogliono essere, cavolo, belli precisi. Siamo arrivati a questo estremo qua, si mettono i sedicesimi, i trentaduesimi, si mettono in cuffia, fanno delle follie. Però i risultati si vedono, cioè non mi sembra che vanno male. Adesso quello che noi facciamo con il check, quindi quello che voi vedete come check delle figure ritmiche, adesso è solamente un check, perché io vorrei che noi conoscessimo perfettamente il suono delle figure che compaiono nella lettura 1. Un po' come se io facessi il nard, estrapolo i rudimenti e faccio il check dei rudimenti che stanno dentro il nard, dentro il Wilcox. Una volta che li ho messi a posto tutti, li mischio, che è quello che si fa nel ritual. Il ritual li metti tutti in fila e li ripeti meccanicamente 1000 volte. Poi li mischi dentro al Wilcox o dentro le tue improvvisazioni. Ma tu i vari segmenti ce li devi avere perfetti. Quindi quello che noi faremo adesso è lentamente, tipo a... Qua c'è scritto 50 e io ci provo, metto 50, però metto i sedicesimi. Okay. Ecco, metodologicamente volevo chiederti questa cosa, al di là dell'esempio che facciamo adesso. Tu usi questo sistema di fare il conteggio e di suddividere anche il metronomo, non sempre, sì, all'inizio? Sì, sì. Così io quello che dico lo dico sopra il metronomo. Me ne accorgo, sì, subito se vado fuori. Allora, e poi fai un test senza questa suddivisione successivamente? Dopo posso togliere i sedicesimi e fare gli ottavi, 50 ottavi, e poi volendo, se uno si sente sicuro, metto solo i quarti. Però 50 è già una velocità fattibile. Ma se andiamo sotto, sotto sì, 40, è 30 è molto complicato. Adesso mi chiamo in diretta, vi faccio vedere la videolettura. Allora, quindi la prima cosa che noi facciamo adesso è, io metto questo metronomo, vediamo se si sente, sì, lo sentite? No? Sì. Alzo un po' il volume. Ecco, su questa cosa io ci devo contare sopra il mio, diamo i nomi alle note, alla griglia che io uso. Quindi se io uso il contare in quattro parti, uso praticamente i sedicesimi, cioè l'ultima riga, e gli do dei nomi precisi. Ogni quarto ha il numero che identifica la posizione, 1, 2, 3, 4, visto che siamo in quattro quarti. Okay? Le note in mezzo, cioè i tre sedicesimi restanti, do a tutte e tre sempre, in ogni posizione, lo stesso nome, I, and, A. Quindi il primo quarto si chiama un, oppure in inglese one, I, and, A. Il secondo quarto si chiama due, oppure tu, I, and, A. 3 ienda, 4 ienda o 4 ienda. Ok? Volete contare in italiano o in inglese? Non è un problema. Per me non cambia niente. L'importante è che noi sappiamo dove è l'1, dove è il 2, dove è il 3, dove è il 4 e dove sono tutti i sedicesimi, dandogli questi nomi. Ok? Dopodiché ci mettiamo sopra le mani. Una difficoltà in più. Adesso facciamo semplicemente questo esercizio proprio sciocco di base, che però non è così sciocco. Cos'è? Antonella. Chi? Sono io. Cosa stai facendo, Antonella? No, sto facendo, te lo dico, ho chiamato in videochiamata due miei amici batteristi per farti conoscere. Ah. E per
per dirgli di iscriversi al tuo The Drum Booster. Io ci chiesto ma leggere le lezioni bla bla bla, allora gli ho detto stasera c'è una diretta con Ruggero, ve lo faccio conoscere, ecco, mandagli il link di Zoom, un pezzo di video lezione, due nuovi, per cui sto cercando di mettere il telefono da qualche parte. Ok. È che si sentono i loro commenti ad alta voce, capito? Ecco, non parlate che si sentono i vostri commenti. Allora, okay. Quindi in realtà mi sono accorto con alcuni ragazzi che non è così scontato il fatto che contare con il metronomo venga sempre bene. Cioè, c'è qualcuno che mentre conta si perde via e si scolla dal metronomo. Per cui io lo so che voi siete bravissimi e non avete problemi a fare sta roba qua, però per dovere di cronaca facciamo quattro battute contando a tempo, ok? Adesso vi metto tutti in mute perché sennò ognuno c'ha un ritardo diverso. Per smutarvi dovete farlo voi, eh? Non so perché, ma non ho più questa facoltà. Vi posso mettere tutti in mute, ma poi per smutarvi, farlo noi? Per smutarvi sì, per togliere il mute dovete farlo voi. Vado. Quindi l'esercizio è questo. Quindi conto 4 e poi conto solamente, non suono. 1, 2, 3, 4. Un i enda, du i enda, tre i enda, quattro in inglese. One i enda, two i enda, three i enda, four i enda. One i enda, two i enda, three i enda, four i enda. One i enda, two i enda, three i enda, four i enda. Ok, adesso cerco di smutarvi. No, ce l'ho fatta. Vabbè, allora devo solo dirlo. No, Marco non sono riuscito a smutarlo, vedi? Marco è mutato ancora. Non so perché. Marco, sei ancora in mute tu. L'unico. Oh, anch'io ero mutato. Ah, sì? Anch'io mi sono smutato da solo. Ah, ok. No. Allora è stata un'illusione. Cioè, ho premuto quando tutti avete premuto... No, no, io non ho premuto niente. No, neanche io. Non lo so. Vabbè. Vi faccio notare una cosa, che se io conto one i enda, two i enda, three i enda, four, finisce che suono così, eh? One i enda, two i enda, sì, più o meno, sta lì. Ma invece se quando conto sono già, non dico aggressivo, però... Impante. Per energetico, mettiamolo così, autorevole, vedrai che quando suoni, se tu conti one i enda, two i enda, three i enda, li scandisci tutti bene, vedrai che li metti tutti giusti bene. Ok, sembra una minchiata, ma in realtà io ci ho provato. Se conti one i enda, two i enda, tutto legato così, one i enda, two i enda, in realtà il tuo timing non va bene, non va bene. Per noi il timing è importante. Non siamo dei violini che non hanno attacco. Il violino fa... Esatto, è un po' quello che diceva Benny Greb nel suo metodo, no? A proposito del conteggio. Lui infatti utilizzava una cellula particolare che serviva a segnare i beat ed era un suono, aspetta non mi ricordo di preciso qual era, che era molto secco e molto corto. Lo spiega nel suo language of drumming. Lui però non utilizza i numeri, utilizza il chic. Lui usa il chic, esatto. Una sorta di chic tipo Charles. Sì, sì, chic, una roba di cheat, anzi per essere precisi. E spiegava il motivo di questa particolare cellula proprio per essere estremamente tempista, molto svizzero sulla suddivisione, evitare di allargare il beat, quello che stai dicendo tu. Sì, perché se tu fai one... Cioè non c'è un grande attacco su one, esatto. Nemmeno su uno, però già uno, one, cioè one, dov'è il battere? Sulla A? One, lì? O sulla U? La. Capito? In realtà, secondo me, il sistema migliore sarebbe all'indiana, ta, ka, dimmi, ta, ta, cavolo, quando c'ho ta non si scappa, ta è un colpo, ta, ka, poi dimmi, ok, ma ta, ka, cioè la T, la K... hanno quell'attacco che a noi fa molto comodo, piuttosto che one. Esatto, infatti io ho adottato un sistema intermedio che prende un po' dell'indiano e un po' dell'americano, quando non voglio fare contare i momenti della battuta, perché a volte risulta difficile anche questo, devo dire. Gli metto il ta come riferimento base e poi gli enda sugli altri sedicesimi.
sicché la figura è sempre uguale, da IN, da IN, diventa sempre okay, lo stesso. Sì, perché ho notato anch'io che alcuni, soprattutto i giovani, i ragazzi giovani, contano fino a volte fino a 3, a volte contano 1, 2, 4, fanno sì, delle sì. cose strane. Che a me sembra, all'inizio mi sembra di, ma come fai a non, cioè come fai a non mettere in fila 1, 2, 3, 4? Com'è possibile? E invece è un po' la questione che il cervello è talmente impegnato a fare tante esatto. cose che qualcosa gli scappa. Ok? Poi sto preparando tutto il webinar sulla questione dello studio e parto proprio dalle quattro fasi dell'apprendimento. Le fasi, non so se le conoscete, incompetenza inconscia, quando non so di non sapere. Cioè quando tu da bambino non conoscevi la batteria, non l'avevi mai vista, non sapevi di non saperla suonare, ok? Non sapevi manco dell'esistenza. Poi un giorno scopri la batteria, ti ci siedi e non la sai suonare. Quella si chiama incompetenza conscia, cioè lo sai che non la sai suonare. Quindi cerchi un modo per imparare. Quando impari un po' vai in una fase che si chiama competenza conscia, cioè tu sai fare quello che devi fare, ma hai bisogno sempre di un controllo. Invece la fase figa è competenza inconscia, cioè io faccio le cose automaticamente, come guidare. Tu mentre guidi fai tutto tranne che prestare attenzione al cambio, alla frizione, quella è competenza inconscia. Cioè l'hai fatto talmente tante volte che ti puoi permettere anche di parlare, e cambiare il CD, cambiare la radio, che ne so, qualcuno manda gli SMS e poi si schianta, e altre cose. Quella è competenza inconscia. Quando noi suoniamo, se noi suoniamo in fase di competenza inconscia, è lì che posso ascoltare gli altri. Cioè, se io devo fare attenzione a quello che faccio io e a quello che fa gli altri, e io sono nella fase di competenza conscia, cioè devo controllare tutto quello che faccio, il mio cervello non ascolta gli altri, non ce la fa. E a volte non ascolta manco il click. Ecco perché alcuni ragazzi, mentre leggono con il metronomo, siccome sono impegnati a leggere, perdono il click, perdono il tempo, cioè scavallano e non se ne accorgono. Cioè quando tu li fermi e dici, oh, il metronomo ha detto 1, tu eri a 4 ancora, cioè hai scavallato di un quarto. Perché loro non è che scavallano di un quarto all'improvviso, piano piano, prima di un sedicesimo, poi di un e non se ne accorgono. Che tu dici, ma come fai a non accorgertene? Perché loro, il loro cervello è talmente overload tra la diteggiatura, quello che c'è scritto ai quarti, ottavi, sei, guani, enda, che qualcosa tralascia, e se decide di tralasciare il metronomo, ecco che vai fuori tempo. Per quello si studia e noi facciamo una cosa che si chiama pratica. Cioè io pratico una cosa che non è, per me praticare non è studiare. Studiare è analizzare, trascrivere, andare a fondo, trovare concetti. Praticare è faccio i paradiddle per mezz'ora. Ok, pratico. Quello serve per acquisire la competenza inconscia del paradiddle. Lo faccio senza pensarci. Cioè se io mentre faccio il paradiddle attempo perfettamente, guardo la TV, quella è competenza inconscia. Vuol dire che la cosa incredibile che sto constatando da molti anni è che i nostri, almeno le levi che vedo io, dopo tanto tempo ancora non hanno la competenza inconscia del paradiso, ed è veramente incredibile. Però se la risposta, la figura davanti non la ricordo. La risposta qual è secondo te? Quando tu dici, ma tu queste cose le studi? E loro ti dicono sì, no. Come faccio a crederti? Capisci? Come faccio a crederti? Se tu le dopo due mesi e le rimuovono, non le perché non le fissi, acquisiscono. Non le fissi, cioè noi dobbiamo fissarle le cose a livello di memoria motoria. E come si fissano le cose a livello di memoria motoria? Ripetendo. Se tu ti rompi le balle a ripetere, non passerai mai da competenza conscia a competenza inconscia, perché non hai fatto quello step. Sì, questa cosa è talmente vera che la sto applicando su me stesso. Io ho studiato migliaia, per non dire centinaia di migliaia di esercizi, e mi rendo conto che in concreto ne applicherò un centesimo. Allora io ho deciso da questo momento di imparare a memoria tutto quello che studio, se mi deve servire per un discorso artistico. Sulla parte meccanica posso essere anche un po' più elastico. Per esempio il four-way coordination obiettivamente è un po' difficile da imparare a memoria, diciamo, no? Almeno la prima pagina. Quindi la faccio come esercizio meccanico. Tutte le altre cose artistiche, i latin, funk, cerco di imparare a memoria
Così non ho bisogno ogni volta di doverli constatare subito. Allora, mi sembra che io ho trovato su una ricerca fatta proprio sugli studenti in generale, non so se solo di musica o anche di arti marziali, mi sembra che sul 100% di quello che tu pratichi, quello che ti rimane attaccato, adesso non voglio dirti una cavolata, ma è tipo il 4%. Sì, sì, io sono d'accordo. Cioè, massimo tu studi 100, ma ti ricordi il 4%. Cioè, ce l'hai così il 4%. Ecco perché ti conviene studiare 200 se vuoi avere l'8. Cioè, sperare di studiare 100 e avere a portata di mano 100, purtroppo, mi spiace, no, non è così. Non so se è proprio così. Invece sui numeri forse si potrebbe ragionare al contrario. Studiare di meno per assimilare di più, 50 per avere quel 4%. Se studi 100 è probabile che tu non avrai neanche il 2. La vado a cercare questa cosa, perché mi è tornata sotto proprio sti giorni che sto preparando sta cosa che sto scrivendo. Anche il condizionamento neuroassociativo, anche questa è una parte interessante, cioè perché certe cose le fai, ti piacciono, te le ricordi, altre le studi, non te le ricordi, perché non ci fai una neuroassociazione, piacere, dolore, ma ne parleremo. Andiamo avanti qua. Adesso questo esercizio l'abbiamo fatto, sono sicuro che è venuto bene a tutti. Ho perso Massimo, che ha spento tutto. Adesso facciamo il check delle figure, contando ad alta voce, e come diteggiatura io consiglio quella di alternare. Però è solo un consiglio, non è una regola. Cioè, ogni volta che una mano va giù, l'altra viene su. Ok? Alterno sempre. Va bene? Se qualcuno vuole usare un altro sistema, per me non è un problema. Nel senso, il mio è solo un consiglio, che poi tra l'altro abbiamo verificato che funziona fino a un certo punto. Dopo una certa velocità non funziona più il fatto di invertire. Per cui adesso però a queste velocità così lente io lo farei, perché almeno qua, nel caso in cui le mani avessi un numero dispari di note, le mani si girerebbero, cioè è la sinistra che poi va a finire in battere. Nel caso del check non c'è un numero dispari di note, per cui la destra sarà sempre in battere. Per cui lo facciamo una volta di destra e una volta di sinistra. Ok? Sempre a 50. Quindi io conto 4 ad alta voce fuori e poi cominciamo, e ogni riga, lo so, sarà una palla, la facciamo due volte. Così come è scritta, con il segno di ritornello. Per chi non conosce il segno di ritornello, lo conoscete tutti, ma lo faccio lo stesso. È questa strana parentesi qua, questa specie di parentesi graffa, apre di qua, chiude di qua. Ritornello vuol dire tutto quello che è compreso all'interno di queste due parentesi graffe, una apre e una chiude, va ripetuto una volta. Cioè, quindi una riga, se ci sono questi due segni, la ripeto e poi vado sotto. Riga 2, ripeto. Riga 3, ripeto. Riga 4, ripeto. E noi la facciamo così adesso. Ok? Quindi la prima saranno degli interi, poi abbiamo dei mezzi, quarti, ottavi, sedicesimi. Andiamo. Quindi vi rimetto in mute tutti, abbiate pietà. Conto. 1, 2, 3, i enda, 4, i enda, 1, i enda, 2, i enda, 3, i enda, 4, i enda, i enda, 2, i enda, 3, i enda, ripeto. I enda, 1 i enda, 2 i enda, 3 i enda, 4 i enda, 1 i enda, 2, vado sotto, 3 i enda, 4 mezzi, 1 i enda, 2 i enda, 3 i enda, 4 i enda, 1 i enda, 2 i enda, 3 i enda, qua ripeto, 1 i enda, 2 i enda, 3 i enda, 4 i enda, 1 i enda, 2 i enda, 3, vado sotto, quarti. 1 i enda, 2 i enda, 3 i enda, 4 i enda, 1. Intanto checko, faccio check se centro il click. 1 i enda, 2 i enda, 3 i enda, 4 i enda, 1 i enda, 2 i enda, sotto ottavi. 4 i enda, 1 i enda, 2 i enda, 3 i enda, 4 i enda, 1 i enda. Qui posso giocare al cecchino. 4 i enda. Sedicesimi, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda.
dovrei flemmare col metronomo. 3 i enda, 4 i enda, 2 i enda, i enda, 3 i enda, 4 i enda, 2 i enda, 2 i enda. Torno da capo. I enda, 1 i enda, 2 i enda, 3 i enda, 4 i enda. Dovrei girare le mani. 2 i enda, 3 giro le mani. Sinistra. Enda, 1 i enda, 2 i enda, 3 i enda, 4 i enda, 1 i enda, 2 i enda, 3 sotto. 4 enda, sinistra, enda, 2 enda, destra, enda, 3 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, sotto, quarti, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda. Non muovo i piedi, eh? I piedi non tengono il tempo, solo mani e testa. I enda, 2 i enda, 3 i enda, ottavi. Enda, 1 i enda, 2 i enda, 3 enda, 4 i enda, 1 i enda, 2 enda, 3 i enda, 4 i enda, 1 i enda, 2 i enda, 3 i enda, 4 i enda, 1, 2 enda, 16esimo. Enda, 4 i enda, sinistra. Sinistra, sinistra, enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 3 enda, 1, devo essere un cecchino, eh? Enda, 3 enda, 4 enda, 1, 2, 3 enda, 4 enda, stop. Vediamo se funziona. Ok, sì, no, tranne Luigi e Massimo, vabbè che... Com'è andata? Cecchini? Facile? Sì, sì. Facile? Benissimo. E adesso allora andiamo alla lettura numero 1. Giro pagina, che è lunga 2 pagine, mi sono accorto. Aspetta che la rimetto qua. Ok, quindi adesso che succede? Adesso cominciamo a mescolare. Quello che noi non dobbiamo fare assolutamente è perdere il timing con la voce. Quindi adesso io farei un giro sempre a 50 e non ripeto, arrivo in fondo, basta. Poi andiamo su 60, poi andiamo su 70, andiamo su 80. Arriveremo a un punto in cui non riesco più a dire un i enda, du i enda. Quindi togliamo. Conteremo solo gli ottavi, ma suoneremo i sedicesimi. Ok, non l'abbiamo fatto al check, potevamo anche farlo. Quasi quasi. Se noi facessimo un giro del check contando a ottavi, che ne dite? Dai, tiro su a 60, facciamo un giro del check, tanto non c'è nemmeno bisogno di far prendere la lettura. Sono interi, mezzi, quarti, ottavi, sedicesimi. Ok? E contiamo solo il numero e l'end. Ho barato, l'ho messo a 70. Ok? Quindi io farò... 1 e 2 e 3 e 4. Andiamo. Lo facciamo partendo già di sinistra, va. Subito difficile. 1, 2, 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e fin qua. 3 e 4. 1 e 2, 3 e 4. 1 e 2 e mezzi. 4. 1 e 2 e 3 e 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, quarti, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pure in inglese, 1, 2, 3, 4, ottavi, 1, 2, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Vado su a 90 e contiamo solo i numeri.
2, aspetta che tolgo anche l'ottavo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, facciamo senza ritornelli, 3, sotto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, sotto, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, sotto, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sotto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, stop. Ho saltato qualcosa? Ho saltato qualcosa? No. No. Ok, capito? Il problema è quando io conto meno roba di quella che suono. Quando io conto tutti i sedicesimi, a meno che non debba suonare i 64esimi, tutto quello che dico suono. Al massimo, se suono i sedicesimi, li sto già dicendo. Il problema si pone quando io dico meno roba di quello che suono. Non è il caso, adesso questa lettura è molto semplice, ma se io contassi gli ottavi e dovessi suonare solo il secondo e quarto sedicesimo, a volte può essere un problema. Cioè se io conto 1 and 2, 3 and 4, and 1 and 2, and 3 and 4, and 1 and 2, questo è meno facile di quello che sembra. Però ci arriveremo alla 4. Quando faremo la unit 4 arriveremo a questa cosa. Ora andiamo a leggere la lettura numero 1, visto che sono già le 10, torno a 60 e la facciamo una volta a 60 e contiamo in 4 parti. Poi ci fermiamo, tiro su, contiamo in 2 parti, ci fermiamo, tiro ancora su, contiamo in una parte. Ok? Quindi adesso andando avanti destra, sinistra, alternando sempre, ci saranno dei punti dove le mani si gireranno. Tipo alla seconda riga, perché nella prima battuta della seconda riga io ho 4 note, no, lì no, 3, 4, 6, no, boh, c'è un punto dove si gira, forse fra la terza e la quarta riga, 4, 2, 6, 7, 2, 9, esatto, la sesta battuta è di 9 note, per cui sotto mi troverò girato, ok, se la battuta numero 7 vi trovate di sinistra è giusto. Sì, esatto. Dovremmo trovarci tutti alla 7 di sinistra, se partiamo di destra. Andiamo. 1, 2, 3, enda, 4, enda. Ho sentito del rumore? No, ancora. 1, 2, 3, enda, 4, enda. Seconda pagina, enda di sinistra, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, destra, sinistra, destra, enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2, 3 enda, 4 enda, destra, sinistra, 2 enda, 3 enda, 4 enda, stop.
Com'è andata? Sento del silenzio. Com'è andata? Ah, è andata bene. Io ho avuto un problema che avevo dei fogli sopra la seconda pagina, perché quando c'era da dare la seconda pagina mi sono accorto che non era quella. Che eri alla unit 20. Sono perso perché poi dopo... Però, Luigi, Massimo, tutto a posto? Posso? Bella tosta. Io non sono abituato a leggere, un bel casino. Ah, ok, allora non salgo di velocità? No, vai. Salgo di poco, vado a 70 e adesso conto solo gli ottavi, ok? Tolgo I e A, conto U e Du e... All'inizio questa cosa, per chi non l'ha fatto mai, è destabilizzante, io mi rendo conto. Cioè, se uno non è abituato a contare, cioè magari la legge senza contare senza problemi, contarci sopra diventa un problema. Cioè, io sono abituato a suonare col metronomo, ma non sono abituato a contare. Cioè, io senza il metronomo non ci riesco più adesso. Mm-hmm. Perché con la mia band suoniamo con le basi, roba, quindi è impossibile farlo sì. Senza. Però contare è una bella storia. Allora, io una cosa che ancora faccio alla mia tenera età è quando conto fuori il brano, io conto anche la suddivisione. Cioè, se il pezzo è binario, come in questo caso, io conto 1, 2, nella mia testa 3, I, enda, 4, I, enda, boom. Perché se non mi conto la suddivisione, può succedere che per stanchezza, distrazione, arrivi sull'1 e dici, oddio, devo fare gli ottavi, i sedicesimi o le terzine. Perché il cervello fa sti scherzi, quando sei stanco, magari a fine serata, dopo che hai viaggiato. Sì, soprattutto se il brano non è particolarmente veloce, questa cosa è fondamentale. Cioè, il dubbio, no? Durante il count-off ti viene il dubbio. Ma il pezzo è binario o ternario? Porca miseria, quindi fai una battuta shuffle, una dritta e poi cerchi di... Ma io non lo... cioè, finché siamo in cantina a provare, ok, ma dal vivo non è consigliabile fare una cavolata del genere, per cui basta contare fuori, oppure ti metti il metronomo che già suddivide, così ti aiuta. Allora, adesso la rifacciamo tutta, contiamo solo il numero e la end. Ragazzi, io vi devo salutare. Vi ringrazio e spero di esserci la prossima volta. Dai, la prossima volta te lo dico subito cosa faremo. Spaccheremo in due il quarto e faremo bene. Ottavo, due sedicesimi, due sedicesimi, ottavo. Quindi va benissimo. Ogni lezione, io... novità. Okay? Intanto io vi ringrazio. Grazie a tutti, buona serata a tutti. Ciao. Vado. Quindi 70, clicca ottavi, conteggio ottavi. 1, 2, 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. E 2 e 3 e 4. 1 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 e 2 e 3 e 4. Sinistra. E 2, 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 ultima riga 1 e 2 e 3 4 1 e 2 e 3 seconda pagina 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 3 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 4 1 e 2 e 3 e 1 e 2 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 3 e 4 ultima riga 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 stop. È meglio o è peggio così? Più difficile. È più difficile? Sì.
Sì, ho sbagliato parecchie volte. Ok, io ho sbagliato, ma perché mi sono distratto. Ho pensato un'altra roba, vedi? Io ho un grosso problema con la mia presenza. Ogni tanto il mio cervello scappa e lo devo prendere. E di dove vai? Vieni qua. Dobbiamo leggere. Sì, quello è un problema di concentrazione. Nel mio caso era proprio un problema di apprendimento, un sistema che non utilizzo abitualmente. Perché io conto, in generale, o i numeri o le suddivisioni complete, quelle di 16esimi. Ah. Gli ottavi, se non ci sono gli ottavi, effettivamente mi viene un po' più complicato. Un altro sistema che ho visto usare è contare la suddivisione quando c'è. Sì, cioè, per esempio, la prima battuta io conto gli ottavi, cioè faccio un e due, la seconda battuta è 4, 1, 2, 3 e 4. La terza riga sarà un i and a 2 e 3 e 4 i and a, cioè conto in base alla suddivisione sì, che sì. Devo suonare. Io seguo questo sistema spontaneamente, non ci ho mai lavorato, ma mi viene spontaneo. Okay. Gli altri sistemi, cioè questo qua, di stare sugli ottavi, se ci sono dei sedicesimi, sto notando che mi crea problemi. Sui sedicesimi riesco a suonare, perché è come avere lo shaker in testa. Esatto. Quello lo devo ascoltare. Luigi, tu problemi con questo sistema? No, il mio è proprio un problema di poco allenamento di lettura. Cioè, beh, adesso... Ripeto, io il metronomo ci sono molto abituato. E dico che mi metto dei riferimenti in base, quindi certo. Mi conto i quattro quando ci sono le pause, roba. Lo fanno tutti, Luigi, lo fa anche Gavin Harrison. Perché lui dice, beh. Io quando suono preferisco suonare e non contare. Per cui lui in click, in cuffia, si mette i count off di arriva la B, finisce il solo. Arriva la pausa, giù, sì, conto 8 e buonanotte. Per cui non stai facendo una cosa che cioè, meglio non dirla. Se lo fa lui, ascolta. Ma ha ragione, se io potessi farmi i miei click, lo farei anch'io. Perché almeno non devo contare quanti giri ho fatto, che strofa è... Oddio, dove sono? Cioè, te la godi più all'istante, perché se tu pensi a dove sei, cosa arriverà, in realtà non sei concentrato sul presente, devi sempre pensare, oddio, adesso arriva la strofa, devo fare il fill. Oddio, no, è che questa roba qua mi dà sicurezza, capito? Cioè, quindi anche se mi sono perso, cazzo, esatto. Io so dove sono, esatto, capito? Perché prima o poi ti arriva un one, two, three, four che ti dice. Che ti risveglia, magari ti sei distratto esatto. A guardare qualcos'altro, va bene? Arriva la sveglia e ti dice guarda che è finito il solo, amico. Ah sì, arrivo. No, ma io facessi i miei click lo farei su tutti i brani. Perché io mi accorgo che spesso mi distraggo a guardare quelli che suonano con me, se magari c'è un momento di dialogo o il fonico. Magari c'è un problema, devi parlare col fonico, oddio, che giro era questo, il secondo o il terzo? Invece se in cuffia hai l'avvertimento, te ne freghi. Ok, tanto mi avverte. Per cui io lo farei proprio tutta la vita, guarda, perché no? Adesso tiro su a 80 e contiamo solo i quarti, solo i numeri. Ok? Poi alla fine facciamo una chicca. Vado. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ho sbagliato. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E io qua la mia precisione un pochettino è scesa, eh. Contando solo i numeri, 80 non è una velocità alta. Io conterei ancora i sedicesimi, figuriamoci 80. Per cui ho notato che, soprattutto sui quarti, il mio essere cecchino è venuto un po' meno. Ho flemmato diverse volte col click. Per cui... Come? Io sulle A ho proprio problemi. Sulle... Sui quarti sedicesimi. Sui quarti sedicesimi. È tutta abitudine. Questa... Cioè, diciamo che non ne ho preso uno, ecco. Ma ci sta, le prime volte ci sta. Io reputo questa materia al pari del paradiso. Cioè, più lo fai e più ti viene. Non è talento, non credo che ci sia talento. Io non credo di aver talento nella lettura. L'ho solo studiata. E vi dico anche perché. Perché... Per due motivi. Uno, poca memoria, per cui io ho capito che se imparo a leggere e scrivere bene posso anche dimenticarmi i brani, perché se li leggo bene diciamo che camuffo la mia mancanza di memoria. La seconda è che quando ho capito che in Italia sta roba non c'era o c'era poco, poteva essere una mia fonte di distinzione. Infatti io ho cominciato a insegnare al CPM, Samu lo sa, non batteria. Io insegnavo solo lettura, non insegnavo batteria, perché Calloni capì che questa materia era importante e che c'era uno che poteva fare specificatamente solo quello perché ci si era dedicato. E ti ha affidato anche gli articoli da pubblicare su Drum Club. E poi facevo gli articoli su Drum Club, esatto. Devo dire che questa cosa non ha preso piede, perché quando sono uscito io dal CPM la lettura per un po' è rimasta in un limbo. Poi l'ha presa in mano qualcun altro, non so chi, non so se usando le mie cose oppure no, però l'hanno tenuta come materia perché si sono resi conto che è importante, cavolo. Io lo facevo, mi avevano dato una classe dove c'avevo tutti gli strumenti, chitarre, cantanti, gli davo a ognuno una percussione. C'eri tu, Samu, quando facevamo questa cosa? Mi sa di no. Non ti sento. No, mi sa che era gli ultimi anni, 2006, 2005. No, noi ci siamo conosciuti al Borgo della Musica, non al CPM. Ah già, è vero, al Borgo, è vero. E anche al Borgo facevo lettura, mica batteria. Al Borgo facevi lettura? Facevo lettura, sì. Ma io avevo un periodo, una classe, dove avevo dentro bassisti, chitarristi, cantanti, e guarda che qualcuno cioè era stressato di brutto, eh. Ah, ma io suono la chitarra. Ste robe, capito? Che è tutto dire. O suono il basso. I cantanti erano un po' più schisci perché sapevano che non erano forti su sta roba qua. Ma gli altri musicisti, ma io la musica la leggo, figurati se mi serve sta roba. Allora cosa facevo? Dava a ognuno uno strumentino, chi un campanaccio, chi delle percussioni, giocattolo, le robe, e facevo fare a ognuno una riga di quattro battute. Ma sai quante volte è successo che è finito uno e è partito l'altro? Due, tre volte. Di solito era, toccava a me? Segui, cavolo, ce l'hai e segui. Ma mi sono perso. Ti sei perso. Cioè a stare fermo ti sei perso, non a suonare. Poi, quando finalmente toccava a loro, facevano mezza battuta giusta, poi succedeva un delirio. Quindi quello dopo, poverino, siccome dava retta a quello che faceva quello prima, si perdeva a sua volta. Io dicevo, tu non ti devi perdere, tu devi contare qualsiasi cosa fa lui, sbaglia ogni nota, tu quattro battute aspetti, poi tocca a te, concentrati. Guarda che erano delle classi massacro, perché uscivano così, pensavano di saper fare e poi invece una cavolata come questa, fargli fare una riga a testa, si perdevano. Vabbè, i cantanti... Sono tarati di natura. È un altro mondo. Però piano piano qualcuno si appassionava, perché poi capivano anche che il rap, sotto al rap c'è questa roba, per cui se vogliono rappare devono andare a tempo, scandire bene. Cantanti forti come Michael Jackson scandiva di brutto i sedicesimi. Altro che, cavolo, era una macchinetta, non scherzava mica.
Allora, adesso chicca finale e poi ce ne andiamo. Io farei quel giochino che facevamo le volte scorse, cioè una mano tiene gli ottavi e l'altra legge, o i quarti. Che volete? I quarti, dai. Una mano tiene i quarti, come se io suonassi il Rai da quarti, e l'altra mano legge tutto quello che c'è scritto. Poi giriamo, la mano sinistra va su un ride, come se ci fosse, e la destra legge. Ok, torno un po' in giù col tempo, torno a 70, va. Conterei i sedicesimi io, me li conterei. Ok? Ovviamente se uno vuole complicarsi la vita, come dicevamo all'inizio, puoi mettere i piedi a samba e leggere questo, puoi mettere i piedi latin, leggere questo, puoi mettere anche solo i piedi a la cassa sui quarti e il Charlie sull'ottavo, tanto per cominciare con una cosa semplice. Un i enda, un i enda, un i ci, e leggere con le mani sopra. Ok, poi se uno vuole si può complicare la vita anche con una lettura così semplice. Che poi tra l'altro dalle cose semplici dobbiamo partire, quando immettiamo qualcosa di nuovo dentro. Vado, 70, mano destra fa i quarti, la sinistra legge. Ok? 1, 2, 3, i enda, 4, i enda, 1, i enda, 2, i enda, 3, i enda, 3, i enda, 1, i enda, 2, i enda, 3, i enda, 4, i enda, 1, 2, i enda, 3, i enda, 4, i enda, 1, i enda, 2, i enda, 3, 4, i enda, 1, i enda, 2, i enda, 3, i enda, 4, i enda, 1, i enda, 2, i enda, 3, 4, i enda, 1, i enda, 2, i enda, 3, i enda, 4, i enda, 1, i enda, 2, i enda, 3, i enda, 4, i enda, 1, 2, i enda, 3, i enda, 4, i enda, 1, i enda, 2, riga, enda, tre, i, enda, quattro, enda, un, i, enda, due, i, enda, tre, i, enda, seconda pagina, i, enda, tre, i, enda, quattro, enda, un, i, enda, due, i, enda, tre, i, enda, quattro, enda, un, i, enda, due, i, enda, tre, quattro, enda, un, i, enda, due, i, enda, tre, i, enda, quattro, enda, un, i, enda, due, tre, i, enda, quattro, enda, un, i, enda, due, i, enda, tre, i, enda, quattro, enda, giro le mani, sinistra fa i quarti, 1, 2, da capo, 4, enda, 1, enda, 2, enda, enda, 4, enda, 1, 2, 3, enda, 4, enda, seconda riga, 2, 3, enda, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 3, 4, terza, 1, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 3, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 3, 4 enda, 2, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1, 2 enda, 3 enda, ultima riga. Seconda pagina. Un i enda, due i enda, tre i enda, quattro i enda, un i enda, due, tre i enda, quattro i enda, un i enda, due i enda, tre i enda, quattro i enda, un i enda, due, quattro i enda, uno, terza riga, due, tre, quattro, un i enda, due, tre i enda, quattro i enda, un i enda, due i enda, tre i enda, quattro i enda, un i enda, due i enda, quattro i enda, un i enda, due, tre, quattro, enda, uno, enda, due, enda, tre, quattro, enda, uno, due, tre, quattro, uno,
com'è andata? Abbiamo perso. Abbiamo perso qualcuno? No. Beh. Si è spaccato il cervello a metà. Sì. Allora, la parte sinistra complessa. Infatti a un certo punto ho rinunciato al conteggio e ho suonato il basta. Se no la sbagliavo. È perché siamo abituati a portare di destra. Chiaro che di sinistra. Però io, lo sapete che c'ho un po' la mania dell'ambidestrismo, anche se io non suono da ambidestro. Però quando studio queste cose qua, semplici, cioè fare solo i quarti,